Ciao a tutti e bentornati alle situazioni di contrabbasso. La puntata di oggi è una puntata speciale per due ragioni. La prima è che non ho con me il mio strumento. Faremo utilizzo infatti di un altro strumento che è altrettanto adeguato, come vedrete, a descrivere le situazioni dove abitualmente noi contrabbassisti sguazziamo. La seconda ragione è che questa puntata è uno spin-off della precedente. Vi ho infatti accennato una storia che merita di essere approfondita. È la storia che riguarda il nostro eroe, Siegfried, e un terribile drago che cerca di schiacciarlo col suo peso. Siegfried, essendo un eroe senza paura, con la sua spada Notung lo attende così e lo trafigge, uccidendolo. Ma per sapere qualcosa di più riguardo a questo drago, Wagner ci dà un grande suggerimento e lo fa a suo modo, lo fa musicalmente. Quando infatti entra in scena il nostro mostro, sentiamo suonare in orchestra un tema molto particolare che abbiamo già ascoltato. Risuona già nella prima opera dell'Anello del Nibelungo, in un momento molto particolare di quest'opera. E per aiutarci a descriverlo è venuto in nostro soccorso la scenografa, di cui sentite i rumori mentre sta lavorando, AC. Ecco, come vedete, questa scena è ambientata in un mondo sotterraneo. Siamo nel Nibelheim, il regno dove vivono i Nibelunghi. Alberich, il nano, è entrato in possesso dell'anello e dell'oro del Nibelungo, sottraendolo alle ondine. Attraverso il potere conferitogli dall'anello, schiavizza la popolazione dei Nibelunghi. E vedete come spesso accade nelle scenografie contemporanee, la scenografa non ci ha risparmiato anche i dettagli più truci. Qui vediamo un Nibelungo che si è addirittura suicidato, non sopportando più le vessazioni di Alberich. Egli infatti maltratta i Nibelunghi attraverso addirittura l'elmo che si è fatto costruire da Mime, suo fratello, riesce a rendersi invisibile e quindi controllare e spietatamente punire i Nibelunghi che magari si prendono un momento di riposo dal lavoro estenuante cui Alberich li sottopone. Ebbene, Alberich ha l'anello del Nibelungo. Un personaggio fondamentale di cui non vi ho ancora parlato in questo ciclo di opere di cui vi ho parlato è Loge. Loge è un semidio, presiede al fuoco e, essendo un semidio, è un personaggio che è un po' un intrallazzone, è una figura di mezzo che è capace di avere a che fare sia col mondo degli dèi che con quello delle persone che popolano la terra. Ed ha detto a Wotan che potrebbe, in qualche modo, attraverso la sua furbizia e la sua capacità di fare, molto meneghino Gepensimi, sarebbe stato in grado di riprendere, anzi di prendere l'anello ad Alberich. Come lo fa? Attraverso uno stratagemma che tutti noi abbiamo sentito in una quantità incredibile di storie, di favole. Infatti, il nostro nano Alberich si vanta
del potere che ha acquisito. Dove lo mette alla prova e gli dice: ah, beh, col tuo anello e col tuo elmo, certamente si dice tu abbia acquisito un grande potere. Lo vedo, complimenti, vedo che hai asservito i Nibelunghi e che sono al tuo comando. Ma sarà poi così vero che tu con questo elmo puoi trasformarti in qualunque cosa? Puoi trasformarti in qualcosa anche di grande, di enorme? Una storia che abbiamo ascoltato in moltissime versioni e che Wagner fa sua, come accade spessissimo all'interno dell'Anello del Nibelungo. Ebbene, naturalmente ci casca il nostro Alberich. Loghe gli chiede di trasformarsi quindi in qualcosa di enorme e il nostro Alberich, attraverso l'utilizzo dell'elmo magico, si trasforma in serpente gigante, in un enorme serpente, una sorta di drago. Ecco. È proprio in questo momento che risuona il tema che abbiamo ascoltato prima. Quindi la meraviglia di Wagner è questa. Con quel tema egli non vuole rappresentarci un personaggio, ma ci vuole rappresentare un particolare utilizzo dell'elmo costruito da Mime. Con questo elmo, infatti, Alberich si trasforma nel serpente. Così come Fafner, uno dei due giganti, che si sarà impossessato dell'elmo e dell'anello, si trasformerà nel drago, che poi sarà ucciso dal nostro Siegfried. Naturalmente, come tutti immaginate, successivamente Alberich cascherà nel tranello del furbo Loghe. E si farà trasformare in un rospo per dimostrare di potersi trasformare anche in qualcosa di estremamente piccolo. Verrà catturato da Loghe e da Wotan, che era lì ad ascoltare tutto, e poi Loghe e Wotan si impossesseranno così dell'anello. Ma questa è un'altra storia. E tutto questo è anche il lavoro della nostra scenografa per ascoltare finalmente questo meraviglioso tema suonato dal nostro Javier. Ciao a tutti e ci vediamo per la prossima puntata delle situazioni di contrabbasso.